Iniziamo con i piedi nella posizione parallela. Quindi, primo movimento, élevé. Attiviamo l'addome, rilassiamo le spalle, sempre lo stesso appoggio del palmo della mano. 4, 3, 2, élevé. Continua a respirare, addome sempre attivato, il gancio che ti tira su. Continua il movimento. Le mani fanno una piccola pressione sulla sbarra, mentre tu ti allunghi verso l'alto. Adesso rimani su. Scendi prima con il tallone destro e poi con il tallone sinistro. Continua il movimento. Fanne ancora 8. Mentre un tallone scende, il dorso dell'altro piede spinge un pochino più in avanti. Ora, rimanendo in élevé, esegui un plié. Quindi, mantenendo il tronco fermo, il busto lungo, manda le ginocchia in avanti e i talloni in avanti. Ne facciamo ancora 7, 6. Le spalle ferme, vedete il box come è stabilizzato. Poi appoggio i talloni, plié, plié in parallelo. Mantieni bene il bacino in neutro e se hai l'esigenza, inclina il busto un po' in avanti. Non ti fermare. Vedi che io abbasso un po' lo sguardo perché preferisco inclinare un po' il busto. Ora rimani in plié. Stacca il tallone destro, il tallone sinistro. Lo sguardo è avanti in diagonale bassa. Ne facciamo ancora 8. Quindi stiamo seguendo la stessa procedura che abbiamo seguito prima. Ancora 2 e da qua, rimanendo in plié, saliamo in relevé. Attiva bene l'addome. 8. Sentirete adesso un grandissimo lavoro dei vostri quadricipiti. Te ne chiedo ancora 3. 2. 1. Stendi le gambe. Élevé. Adesso rimani su. Dammi il plié relevé. Scendi. Plié. Resta. Sali in relevé. Di nuovo. Élevé. Ripetiamo ancora una volta. Rimani, plié e relevé, ultimi 2, torna, plié in parallelo, ancora 3, 2, resta giù, plié e relevé. E rilassa, allunga un po' il quadricipite, destro e poi il sinistro. Adesso facciamo un esercizio che io ho chiamato Around the World. Ti faccio vedere. Ti chiedo l'élevé, il plié, l'appoggio sui talloni e il rientro. E successivamente, al contrario, il plié, il relevé, l'élevé e il ritorno. Fallo con me. Tempo. 1, 2, 3, 4. Down, up, up, down. Salgo, scendo, scendo, rientro e così via. Ancora, up, scendo, scendo, torno. Vi ricordo sempre la postura, che è il nostro punto di partenza, ma è anche il nostro punto di arrivo. Ultimi 4.
ultimi due. Adesso, rimanendo con le gambe tese, sali con le gambe in tabletop. Tira bene la punta del piede, destra-sinistra. Ora, continua solo con la gamba destra. 8, 7. Le braccia sono tese, i palmi della mano spingono leggermente, lo sguardo è avanti. Adesso rimani su. Gioca in flesso abduzione dell'anca. Io ho scelto questa velocità, ma puoi anche andare più lentamente. Rimani. Gioca con la punta del piede. In flex point. Ancora 4. La gamba è ferma. Il femore è bene dissociato. Adesso esegui dei circle con la gamba. Altri circle nell'altro verso. Riporta l'anca in flessione e estendila. Il busto si inclina, i gomiti si piegano, cercando però la parete posteriore, non le pareti laterali. Rimani e esegui delle piccole oscillazioni, peak contraction. Alla prossima rientra, cambia gamba. Ancora 4. Rimani. Flesso abduzione. Ricordati sempre il bacino in neutro. E mentre il piede spinge giù, la colonna allunga su. Flex point. Bacino fermo. Allungati verso l'alto, il filo nel coccige tira giù, l'altro nell'occipite tira su. Vai con i circle. 8 in un verso e 7 nell'altro. Usiamo l'ottavo per ritornare con il ginocchio su. Adesso estendi. Gomiti bene vicini al tronco. Rimani, piccolino. Fai queste piccole peak contraction. Adesso appoggia il piede dietro.